Ciao! Oggi volevo farvi vedere come ho decorato la mia agenda, ma non come l'ho decorata dentro, come l'ho decorata fuori. Cioè, guardate delle piccole cosine che ho fatto per decorare appunto la mia agenda da fuori. Comunque, vi faccio vedere tutto nel video. Allora, perché l'altro giorno ero su un profilo Instagram, ho visto che aveva tutte delle cosine deliziose appunto per decorare l'agenda ed erano tutti questi, com'è che si chiamano? Delle graffette, ecco. Cominciamo bene. Delle graffette con dei pompon, dei nastrini, eccetera. Quindi ho detto, ma scusami, fra spedizione, fra costo, eccetera, ho detto, io provo a farmeli. Allora cosa ho fatto? Sono andata in un negozio, tutte a 1 euro, e ho preso queste graffette che sono quelle grandi, però ne ho viste anche bellissime in oro, oppure vabbè, quelle classiche in argento, oppure in oro rosa. Io non sono ancora riuscita a trovarle, infatti le sto cercando. Se sapete dove si possono prendere quelle in oro rosa o in oro, scrivetemelo qua sotto. Poi da Tiger sono andata e ho preso questi pompon. C'erano due pompon differenti. Questi qua, super così festaioli, con anche tutti il... tutto questo pompon, questi fili lunghi in lurex dorato. O se no c'erano i pompon, quelli classici. Quelli senza appunto i fili colorati. Io ho scelto questi qua un po' più festaioli. In questa confezione, se non sbaglio, costa 3 euro. Ci sono appunto quelli giganti, quelli medi, quelli piccolini e quelli piccolissimi. Io ho usato sia quelli piccoli che quelli piccolissimi. Poi vabbè, potete fare voi. E poi cosa vi servono? Dei nastrini colorati, appunto per fare la seconda variante di queste graffettine. È semplicissimo. Vi serve questo, vi serve se volete la colla vinilica, quella che ho utilizzato io, o se no, se preferite, per fare questi pompon potete anche usare ago e filo, o la colla caldo, o se no la super attack, cioè le colle super potenti, ma anche con la colla vinilica si attaccano benissimo perché appunto sono in tessuto spugnoso. E niente, vi lascio il video, ciao! Prendo la mia graffetta da questa parte qua e scelgo il pompon che preferisco, uno più grande o uno più piccolino, sia tono su tono che magari anche a contrasto. Qua ho fatto sia appunto il piccolo che il grande, quindi facciamo un pompon piccolino, semplicemente agito la colla vinilica, ecco qua, metto abbondante colla vinilica. Colla vinilica, mi sento un po' mucciaccia sul pompon, la metto anche qua sulla graffettina e schiaccio e voilà, è già fatto e lo lasciate riposare fino a che la colla appunto non diventa trasparente. Qui la seconda versione, cosa ci serve? Graffette, una forbice e i nastrini dalle bomboniere, li potete prendere in merceria, li trovate veramente dappertutto. Prendiamo la prima graffetta, infiliamo il nastrino, oppure se preferite potete fare il nastrino a parte e poi incollarlo come abbiamo fatto per i pompon, è pressoché uguale. Fate il nodo. Così lasciate qualche centimetro, ecco qua, tirate bene e fate il vostro fiocchetto. Allora, così, il vostro fiocchettino. E poi lo sistemate, lo tirate un po', tirate un po' di qua, tirate un po' di là, lo ritirate bene, accorciate tirando queste estremità,
questa estremità, cioè fino a che non è proprio la misura vostra perfetta, ideale. Ecco qui, prendete la forbice e lo tagliate obliquo, così, accorciate un po' questo. Ah, è venuto male. Taglio netto. E anche in questo caso, se preferite, la potete tenere così, o se no gli date un puntino, o se no sempre con la vinilica e sarà perfetto. Siamo pronti a decorare l'agenda con tutte le nostre graffette. Visto, è semplicissimo fare dei piccoli pensierini sia per voi per decorare la vostra agenda, oppure anche per fare dei piccoli regalini a una persona che appunto è appassionata di cartoleria. E niente, spero tanto di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, se fate anche voi questo, taggatemi su Instagram, su Facebook, ovunque, perché voglio vedere anche le vostre foto. Vi lascio qua l'hashtag da usare, che è J'adore Gabri. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!